Buonasera a tutti. Secondo quanto rivelato da Charles Gasparino, un noto analista di Fox News venuto alla ribalta per una serie di scoop relativi a TikTok, tra l'altro scoop ben riusciti, Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, ma anche il proprietario e quindi l'editore del Washington Post, sarebbe in procinto di acquistare addirittura la CNN, la nota emittente televisiva degli Stati Uniti. E questo ovviamente creerebbe non pochi problemi nella democrazia e nella comunicazione non solo statunitense, ma anche per la comunicazione internazionale. Certo, a risentirne non sarebbero solamente le pagine del New York Times, che ovviamente potrebbero cadere un po' in ombra. Qui c'è un problema effettivamente di tenuta democratica. Se questa indiscrezione venisse confermata, significherebbe la creazione di un polo globalista dotato di risorse veramente quasi illimitate. La comunicazione sì, ne sarebbe effettivamente stravolta, ma è il tasso di democrazia che è il vero problema. Il tasso di democrazia delle società contemporanee infatti diminuisce in proporzione diretta con la produzione della cosiddetta fabbrica dei sogni, ce l'ha insegnato Giulietto Chiesa. È la convivenza civile a essere direttamente minacciata da un appiattimento della società che è divenuta quanto mai iniqua ed ingiusta, in mano a pochi che tirano i fili e che ci comandano e che cambiano le nostre menti. È evidente. Questa società globale si accompagna a un istupidimento collettivo che è assolutamente funzionale alle nuove inedite forme di dominio che stanno affermandosi in questa società. Se c'è un luogo dove questa globalizzazione ha già espresso tutta la sua forza, tutta la sua virulenza, è ovviamente il luogo della comunicazione, se la vogliamo ancora chiamare così, con questo nome comunicazione, anche se ne è rimasto ben poco, perché il criterio dominante, anzi esclusivo, è quello del mercato. Tutto è parte integrante, sinergica del processo di creazione artificiale dei bisogni per una produzione forzata, forzosa, artificiali delle merci, perché la comunicazione stessa è diventata merce. È una nuova merce e come tale può essere utilizzata dal suo proprietario. E quindi anche i contenuti perdono di interesse rispetto al profitto del proprietario, ma anche rispetto ai valori che normalmente dovrebbe veicolare l'informazione, la comunicazione. Se serve, se è il caso, la realtà può essere sostanzialmente modificata, abbellita o incupita a seconda dei casi, a seconda di quello di cui c'è bisogno. Per esempio, in questo periodo c'è bisogno di incupirla abbondantemente. Il tutto in funzione di un mercato artificiale, ma soprattutto in funzione dell'organizzazione, del dominio che quel mercato implica. La vita reale viene così triturata da degli ingranaggi sottili e viene risucchiata nei gorghi di impianti di depurazione. E quando ne esce, se ne esce, è completamente trasformata, è modificata in un simulacro cangiante, evanescente, che è già evaporato. Oppure è stata caricata talmente tanto di toni e colori artificiali da avere perduto completamente il senso, da essere assolutamente irriconoscibile. È qui, in questo campo, che le guerre si costruiscono, si preparano. Si combattono, si conducono, non siamo mica più ai tempi degli antichi romani. È evidente. L'obiettivo però è sempre quello della conquista dei cuori e delle menti. C'è chi propone di spegnere la TV, punto e basta, l'abbiamo fatto anche noi in maniera piuttosto semplicistica, ma non è più sufficiente, non è assolutamente sufficiente. Non resta che organizzarsi e difendersi da questo stato di terrore che penetra continuamente dentro di noi e dobbiamo chiederci chi sta guadagnando da questa grande operazione che non si chiama più solo Covid-19, ora si chiama con il suo nome, The Great Reset. Stiamo assistendo a un vero cambio totale di paradigma che tende ad annullare completamente le nostre menti e addirittura a ridicolizzare la natura stessa dell'uomo. E dietro, ovviamente, non c'è solo la Cina, come molti credono, perché altrimenti non si parlerebbe di Great Reset. E allora pensiamo a difendere i nostri pensieri prima di ogni altra cosa, perché questa è la nostra vera salute. E buona visione a tutti.
Ieri, martedì 27 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha guidato al Palazzo del Quirinale la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Insieme al Capo dello Stato, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli. Testualmente, afferma la nota diffusa dall'ufficio stampa del Quirinale, il Consiglio ha analizzato il processo di ammodernamento delle forze armate. Gli investimenti della difesa favoriscono lo sviluppo dell'intero sistema paese e fungono da traino soprattutto nei settori a elevata tecnologia. È auspicabile coniugare la maggiore richiesta di sicurezza con le opportunità di crescita offerte dal comparto. Ciò richiede certezza nell'allocazione pluriennale delle risorse, anche per consentire una proficua sinergia con l'industria nazionale della difesa e dell'aerospazio. Nella bozza dei 557 progetti del Recovery Fund viene invece esplicitato il progetto numero 356, denominato 5G Space Based, e che consiste nel realizzare una costellazione di satelliti modulare, tre famiglie di 12 esemplari ciascuna, al fine di garantire capacità 5G a banda larga e bassa latenza e copertura sul territorio nazionale, europeo e globale a unità della difesa e ad altri corpi dello Stato, per un investimento richiesto all'Europa di ben 170 milioni di euro da mettere sul capitolato del Ministero della Difesa. Il 5G dallo spazio sarà dunque la nuova arma di difesa per la gestione dell'emergenza sanitaria? TikTok punta sull'Italia per ampliare il proprio business nel sud dell'Europa. La NewCo TikTok Italy, con sede a Milano, avrà giurisdizione anche su Spagna, Portogallo e Grecia. La scelta mette in rilievo l'importanza del mercato italiano che con 9,8 milioni di iscritti nel contesto europeo si posiziona solo dopo Francia e Germania. Una delle ragioni dell'apertura a Milano è che la piattaforma mobile per video di breve formato, presente in 150 paesi e in 75 lingue, conta di ampliare il pacchetto di collaborazioni fashion dopo aver conquistato le più importanti grif. Con 100 milioni di utenti, l'Europa rappresenta una valida alternativa davanti a una possibile chiusura del mercato americano. Ma nel vecchio continente l'azienda cinese non ha vita facile. Da gennaio in Italia l'app è infatti nel mirino del Copasir e del garante della privacy. Con un provvedimento legislativo dell'ultima ora, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, infligge un duro colpo alle agenzie di sicurezza statunitensi. La motivazione ufficiale è aggiungere professionalità alle agenzie federali, 16 in tutto, garantendo così maggiore margine di movimento nel selezionare, assumere e licenziare il personale. Ma dietro le ragioni pubbliche del decreto esecutivo di Trump si nasconde una lotta intestina tra i poteri dello Stato e la volontà di controllare le nomine. È una guerra di intensità variabile, ma costante quella in corso tra Casa Bianca e organi monolitici dello Stato. A dare conferma del conflitto interno, le dimissioni di Ronald Sanders, funzionario veterano delle agenzie federali. Nella lettera di dimissioni, casualmente finita sul tavolo della CNN, che starebbe per essere comprata da Jeff Bezos, Sanders ha scritto che il provvedimento di Donald Trump non è altro che una cortina di fumo per nascondere la volontà di assicurarsi personale fedele e in linea con l'inquilino della Casa Bianca. L'unico capo che i federali servono è lo Stato, a prescindere dai presidenti eletti, sottolinea Sanders. Mentre ci si avvia verso gli scontri finali di questa durissima campagna elettorale, il Partito Democratico promette di voler combattere il provvedimento. Se Donald Trump vincesse le prossime elezioni, l'elenco delle sostituzioni potrebbe essere lungo e già pianificato. In testa, Gina Haspel, la sanguinaria. Il nuovo numero di Charlie Hebdo va in stampa e innesca una bomba mediatica ad effetto prolungato. È il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a essere nel mirino della rivista di satira. Nella vita privata è un simpaticone, recita la vignetta in prima pagina, in cui il presidente turco è ritratto in mutande mentre solleva la gonna una donna vestita col tradizionale velo islamico. Politici e funzionari turchi insorgono contro la rivista francese. La condanna è unanime. Il Consiglio di Saggi Musulmani, con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato l'intenzione di perseguire legalmente Charlie Hebdo e chiunque offenda l'Islam e i suoi simboli sacri. Inoltre, l'organismo musulmano rifiuta con forza l'uso della libertà di espressione come pretesto per attaccare il profeta Maometto. La libertà di espressione deve rispettare i diritti degli altri e non deve consentire l'utilizzo delle religioni nelle arene politiche o nella propaganda elettorale, ha continuato il Consiglio.
Intanto inizia la campagna di boicottaggio dei prodotti francesi anche in Bangladesh e in Pakistan. Mentre il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è in autoisolamento dopo un contatto positivo al virus, la Russia ha ufficialmente chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità la registrazione accelerata del vaccino Sputnik V. Questo utilizza la tecnologia dell'adenovirus umano ed è alla terza e ultima fase dei test clinici. A settembre la rivista Lancet ha pubblicato i primi risultati secondo cui il 100% dei partecipanti alla sperimentazione avrebbe sviluppato gli anticorpi necessari a combattere la malattia. La Russia conta oltre 1,5 milioni di infezioni, a fronte di 26.589 decessi dichiarati dall'inizio della crisi. Da oggi entrano in vigore nuove misure che prevedono l'uso della mascherina nei luoghi pubblici, inclusi i trasporti, taxi e ascensori, e la chiusura di ristoranti e luoghi di intrattenimento dalle 23 alle 6. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Interfax, che cita il ministro delle finanze Anton Siluanov, il coronavirus è costato alla Russia ad oggi il 9% del PIL. Il coprifuoco in Francia non è più sufficiente, si va verso il lockdown nazionale, così come in Spagna, mentre la Germania pensa a un lockdown definito light, ovvero leggero, dal 2 novembre prossimo. In Italia sarà la preoccupazione nei medici, mentre i banchi nuovi sono già inutilizzati nelle aule quasi completamente svuotate dalla didattica a distanza e i ristoratori attendono a metà novembre gli indennizzi per la chiusura anticipata imposta dall'ultimo DPCM. Ascoltiamo insieme l'opinione di Ilaria Bifarini sull'attuale situazione economica italiana. Il DPCM è un massacro per gli imprenditori e per il mondo del lavoro. Colpisce prevalentemente i ristoratori, che sono i grandi sconfitti di queste misure restrittive. Hanno già pagato un costo altissimo durante il lockdown. Peraltro, il settore della ristorazione era in fortissima crescita prima di queste assurde restrizioni e molti giovani avevano investito nelle attività di ristorazione. Ora si prevede una perdita di circa 3 miliardi per solo il settore ristorativo, che si trascina ovviamente con sé tutto un indotto fatto anche dell'agroalimentare, che pure subirà enormi perdite e sono al solito discriminati ancora una volta il mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo. E siamo finiti in una sorta di oscurantismo, per non parlare del mondo del fitness, del benessere, di cui invece ci sarebbe un grande bisogno in questo periodo. Milioni di italiani si trovano a rischio di perdere il proprio lavoro. L'intera economia reale è stata massacrata e si sta dando il colpo di grazia definitivo. Gli unici che si avvantaggiano di questa crisi senza precedenti, che è legata non alla pandemia in sé, ma alla gestione della pandemia, gli unici ad avvantaggiarsi sono i grandi colossi del web, le piattaforme digitali. L'economia reale sta morendo. In tutta Italia si sollevano proteste popolari, dalla Campania alla Lombardia alla Sicilia. Il governo deve assolutamente ascoltare queste voci di disperazione, perché potrebbero sorgere disordini sociali che potrebbero precipitare in situazioni poi ingestibili. Proseguono in tutta Italia le manifestazioni contro il nuovo DPCM di Giuseppe Conte. A Roma, 16 le persone fermate. Vediamo com'è andata nel servizio di Anoushka Lazarev e Nick Franik. Il 27 ottobre 2020, un post sui social invitava le partite IVA, i lavoratori e tutti i cittadini a manifestare il loro disagio a Roma, a Piazza del Popolo. Come mai a Piazza del Popolo questa sera? Buonasera a voi. Qui a Piazza del Popolo per difendere io personalmente i miei dipendenti, perché ho un'attività
attività al centro di Roma e in qualità di psicologa per portare la voce dei miei pazienti. Ho visto e ho anche scritto al governo un aumento di disperazione di persone che sono diventate più aggressive e che sono ingestibili. E in più ho tutti i miei dipendenti in cassa integrazione che non hanno ricevuto. Siamo qui per rivendicare i nostri diritti, ricordarvi la Costituzione, il diritto al lavoro. È chiaro, prendiamo le distanze da questa gentaglia, ma siamo anche convinti che qui in piazza ci stiamo e ci saremo tutte le sere affinché voi ci ascoltiate. Sono partiti i poliziotti. Prima i poliziotti hanno fatto carica con i idranti e sono partiti tutti insieme verso i ragazzi e stavano a fare i cori. Stavano solo a fare i cori e basta, non stavano facendo niente. Ma che stavano cantando l'inno di Mameli e Libertà, hanno attaccato. Ma li sono tanti! Caricate noi, caricate! Ci dai le tue impressioni? Allora io sono veramente, veramente sconvolta. Siamo venuti qui come partita IVA per semplicemente far sentire le nostre ragioni. Non sappiamo chi fossero quel gruppo, non li conoscevamo, ma abbiamo visto caricarli senza motivo. Signori, che cosa sta accadendo? È stato dato un ordine senza motivo da qualcuno! Facciamo Diaz 2! C'erano dei ragazzini, dei padri e delle madri di famiglia e si sono azzardati a caricare. È una vergogna, non dicessero i fascisti, i comunisti, no, gli ultras, non dicessero niente, perché siamo stati loro. C'erano. Vogliamo sapere chi è il dirigente della polizia che ha dato l'ordine di caricare ignobilmente contro un popolo inerme che chiede soltanto il diritto di lavorare. Lei ha parlato con un dirigente della polizia? Sì, ho parlato con un dirigente della polizia e loro hanno detto che la manifestazione, non essendo autorizzata, nel momento in cui hanno visto che contro di loro lanciavano delle bombe carta, hanno deciso di fare l'attacco. Io credo, gli ho detto che era un po' spropositata la cosa, ha detto chiudiamo qui il discorso. Purtroppo loro sadono via con noi, noi sadono via con loro. Stanno chiusi dentro casa loro, vero, i nostri deputati, no? Ci dovete dare una mano invece di darci le manganellate. Io non mi sento a loro di dire di togliere il casco, perché loro devono rendere conto al loro datore di lavoro. Certo è che mi dispiace vedere che questi ragazzi, invece di stare con il popolo, sono costretti ad attaccare il popolo. Questa è casa nostra e se preparassero, perché se questo è il risultato, fra qualche tempo ci sarà il sangue, perché qualcuno prima o poi si fa male. Non c'è sta intelletto, non c'è sta educazione, non c'è rispetto, non c'è più un cazzo, raga. Fra un po' se ruberemo uno con l'altro, scusate per le parolacce, ma... No?